Grazie ragazze, siamo qui per una nuova ricetta. Oggi faremo i friggitelli con pomodorini. Di solito si fanno tutto fritto in padella, cottura pomodori e frittura dei nostri friggitelli. Noi andremo a fare tutte e due le cotture nella friggitrice ad aria e poi le andremo a unire. In questo caso, visto che molti hanno la friggitrice a cassetto, non hanno tutti la Kleister, ho deciso di fare entrambe le cotture nella InSky, così in questo modo è un pochino più semplice per tutti i miei ragazzi del gruppo, ragazzi e ragazze. Per prima cosa andiamo a lavare e asciugare i friggitelli. Io giustamente ne faccio giusto 5, giusto per farvi la ricetta, che poi io ne andrò giusto a assaggiare un paio, adesso se ne mangerà tutto il mio marito. Quindi faccio giusto una dose per due persone. E ci mettiamo 5 friggitelli, ci metteremo 10-12 pomodorini, io ho i datterini da finire, uso i datterini, potete usare anche il ciliegino o il picadilli. Poi il sale, il peperoncino, l'aglio e l'olio, tutto quanto basta, in base a quello che uno vuole. Allora, abbiamo lavato e asciugato i nostri peperoncini, li andiamo a mettere in una ciotola. Perché li andiamo a spruzzare di olio, non li andiamo a togliere, non andiamo a svuotare, si lasciano interi. Li vado a spruzzare di olio, così poi avremo l'effetto fritto dei nostri friggitelli. 4-5 puff, giusto per irrorarli di olio, qua si fa fatica a mescolarli perché hanno una forma veramente lunghissima. Sono 5, ma è come se sono 6 o 7. Allora, li andiamo a mescolare un pochino. Questi sono proprio enormi. Ok. Bene a modo, li abbiamo bagnati tutti di olio. Ora prendiamo il cassetto della nostra friggitrice. Come sapete io ho l'InSky 5.5 e andiamo a mettere dentro i nostri friggitelli. Li mettiamo a 190 gradi finché non risultano cotti. Per il tempo vi aggiorno. Mentre i nostri friggitelli cuociono, io ho già preparato i pomodorini lavati e asciugati, poi li andiamo a mettere in questa teglia. Questa teglia è 23x23, non fa parte degli accessori, il blocco accessori, ma l'ho preso in un altro negozio perché, come sapete, il blocco accessori massimo fa 22x21,5. Questa fa 23x23. Ora li andiamo a tagliare. Io li taglio, come sapete, in 4. Quando li ho tagliati in 4, in questo caso è piccolino, li taglio in 2. Se no, li taglio in più pezzi per ottenere dei pezzettini di pomodorini. Non li lascio troppo grandi, non li faccio a metà. Faccio solo pezzettini più piccolini, in questo modo. Va bene? Li andiamo a tagliare tutti. Quando li ho tagliati tutti, vi faccio vedere nel frattempo che stanno cuocendo i nostri friggitelli, così quando sono pronti andiamo a mettere subito la cottura dei pomodori per poi andare a riunire tutto. Allora, io intanto taglio questi, poi dopo torno e vi faccio vedere. Trascorsi i primi 5 minuti, li andiamo a girare i nostri peperoncini. Andiamo a girare per vedere se sotto stanno cuocendo bene anche sotto, però li giriamo lo stesso. Sono passati solo 5 minuti e li ritroviamo già belli così, eh? Ora andiamo a continuare. Abbiamo finito anche di tagliare i nostri pomodorini. Ora li andiamo a mettere nella nostra padellina dove dovremmo andarli a cuocere. Metteteci pure il succo. Ora qui dopo vado a lavare tutta la roba. Allora, ora ci andiamo ad aggiungere un po' di sale. Olio a spray. 7 puff. Aglio in polvere. E un po' di peperoncino asiatico frantumato.
non è in polvere, ma è quello, non so se si vede, è frantumato. Per dare quel tocco di afrodisiaco a questa pietanza. Ora, per mescolare, per evitare di andare a rovinare la nostra padellina, usiamo un cucchiaio in silicone. Questi così si vanno a insaporire ancora prima di cuocere. Si insaporiscono con tutte le spezie che abbiamo messo: sale, aglio, peperoncino. Ora ci aggiungiamo un pochino di acqua, così sono già pronti per andare poi a cuocere. Ora prendo una tazzina da caffè, meno di metà, una tazzina di questo calibro, meno di metà. Ecco qua. Aggiungiamo, diamo un'altra mescolata, aspettiamo la cottura dei peperoncini per poi andare a inserire loro. Appena è pronto, torniamo qua. Dopo 9 minuti i nostri peperoncini sono pronti e li andiamo a mettere in una coppa. Come fritti, eh? Sono proprio come fritti. Ecco, si è agganciato. Ecco qua. Ora la puliamo, successivamente andiamo prima a cuocere i nostri pomodori. Ora andiamo a inserire delicatamente la teglia senza toccare il bordo, che non ci andiamo a bruciare, e la andiamo a mettere sempre a 180-190. Ora provo a lasciarla a 190. Spesso bisogna andare a mescolare, non si devono seccare, ma si devono cuocere. Dopo 5 minuti andate a aprire e andiamo a mescolare i nostri pomodorini. Stanno buttando fuori l'acqua, un po' di acqua già ce l'avevamo, che l'avevamo messa noi. Adesso riusciamo a tenere ferma la padellina senza rovinarla. Allora, li mescoliamo un po' e poi andiamo a continuare la cottura andando a inserire, tanto adesso che la mettiamo dritta il liquido va un pochino dappertutto. Dopo altri 4 minuti i pomodorini, come vedete, sono pronti. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere i nostri peperoni e li andiamo a far insaporire insieme ai nostri pomodorini, ovviamente. Ora prendo un'altra cosa. Devo vedere se c'è un altro cucchiaio. State lì un attimo, uso la paletta. No, ce l'ho un altro cucchiaio, ma no, c'ho due cucchiai in silicone. Ora li andiamo a mescolare, che si vadano a insaporire con i nostri pomodori. Li facciamo bene bene insaporire. Se vedete che si asciugano troppo, andate ad aggiungere un goccino d'acqua. Io non lo metto perché, come vedete, sotto c'è ancora un po' di succo. Se poi vediamo che si asciugano troppo, va messo, eh? Non devono essere proprio asciugati asciugati. Devono avere un po' di umido. Ecco qua. Ora andiamo a inserire giusto giusto un minuto per andare a far scaldare i peperoncini e saporirli insieme ai nostri pomodori. Eccoli qua pronti. Ora prendiamo semplicemente una paletta e una presina. Quando avete alzato, la prendete in mano e fuoriuscite la teglietta. Chiamiamola teglietta perché è piccolina, eh. Ora questo lo devo andare a lavare. Questi sono i nostri peperoni che ora andiamo a mettere nella nostra coppa, con sopra tutto il sughetto. Si sente un odore di peperoncino, speriamo di non aver esagerato. Ecco qua, ci andiamo a dare un'altra mescolata e, come potete vedere, qui abbiamo i nostri peperoni con i pomodorini.
si prende un tovagliolo e si va a pulire il contorno della nostra ciotolina per poterla presentare in modo decente, per fare una cosa carina. Ecco qua, vedete? Ecco qua i nostri frigitelli ai pomodorini, con i pomodorini. Allora, vi lascio scritto sotto gli ingredienti e i tempi di cottura, i due tempi. Vi lascio i miei canali, iscrivetevi per non perdere le prossime ricette e avrete anche gli altri canali dove mi potete contattare. Per qualsiasi cosa, io appena un attimo di tempo, come sapete, rispondo sempre a tutti. Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!